Bella ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video di Battlefield 5. Siamo ancora nei panni della nostra partigiana svedese. Nel video di oggi andiamo a concludere la storia che la riguarda e preparatevi perché alla fine ci sarà un colpo di scena abbastanza non divertente, cioè abbastanza interessante, ecco. Detto questo, ragazzi, vi lascio al gameplay. Vi ricordo di mettere un like al video, come sempre, se vi sta piacendo questa serie. Fra poco usciranno anche i video di Hitman, quindi mi raccomando. E niente, ragazzuoli, vi lascio al gameplay. Un bacio. Allora, il prossimo obiettivo sta a 717 metri da noi, in quella direzione. Allora, equipaggio di sci su una barca, zio, ma tutto bene. Adesso possiamo metterli. Fra Panzerfaust maggiore dinamite. Ma dovrei averceli tutti e due, sì, mi sa. Mi fai un 360 non scopo con il Panzerfaust? Volentieri, bro. E sono fuori di testa. Via. Pov, sei un tedesco e usi l'equipaggiamento da ubriaco. Insomma, 360 col Panzerfaust. Panzerfausto. Dara Khan, Distruggi il ci carico stiamo d'acqua alla occupando zona tutto, eh? portuale. Cazzo camion. Siamo pazzi. Meno male che ho l'audio a 7 milioni e mezzo nelle cuffie. Comunque, qua ci stiamo avvicinando all'obiettivo. Con molta, molta, molta calma. Anche perché, raga, io vi ricordo che di arma silenziata ho praticamente solo questa, con 10 colpi. Allora, minchia, riuscire a salire sopra sta roba mi darebbe un punto di vista incredibile. Ok, andiamo a vedere. Nice. Allora, incominciamo a taggare lui. Perché comunque fa bene a guardare di là, perché minchia, wow. Ok, breve storia triste. Porca di quella puttella. Non pensavo fosse bucata sotto, porca miseria. Bravo, Niki. Rifacciamo. Però posso taggare tutti i nemici per bene. Se non cado di nuovo dalla gru, sempre. Allora. Lì ci sono armi. Beh, comunque, minchiazzi, mi fai cagare addosso. Una volta arrivato qua, non è che io possa fare grandi cose. Cioè, devo comunque tornare indietro e scendere da dove sono arrivato. Azzi, mi raccomando, eh. Mamma mia, meno male. Chi sfotte i nemici e il karma lo pulisce, veramente, zi. Instant karma, minchia. Ma è la mia vita. È già tanto che non mi è arrivato un predator in testa. Non si apre sta porta, ma serio. E niente. Capacità tecniche? Sì. Oh. Fammi fare il giro di qua. Ok, ho temuto seriamente per un attimo di non prenderlo. Cosa offre la casa? Ma esattamente di questo, che canzo me ne dovrei... Ma scusami? Ma con che mirino me lo stai dicendo, tra l'altro? Va bene. Era un rimasuglio della prima guerra mondiale, mi sa che... Oh! Abbiamo un simpaticone qua. È da questa parte. Non ci credo che mi ha visto, dai. Sto facendo una cosa molto pericolosa perché in realtà non so neanche io che cazzo voglio fare. Ho 6 colpi, 3 a testa. Ce la faccio? Ma non ci credo, dai. Da Heltunt! Ma era qua.
Era dannatamente qua, raga. Cioè, quando io lo stavo mirando, era dannatamente davanti ai miei occhi. Mi sono alzato. Mamma mia! Datemi le muni. Cazzo ridi? Ridono questi? Ah, ok. Questo qua devo cercare di attirarlo fuori, regà. Ass. Vieni fuori a controllare, fratello. Minchia, però devo fare attenzione, raga, a non prendere i barili, eh. Se prendi i barili siamo fottuti. Bene. Disattiviamo l'allarme. Dentro ce n'è ancora almeno uno. Infatti. Pure è di schiena. Quindi me ne occuperò dopo. Mi occuperò adesso, a dire la verità. Perché devo entrare. Bene. Allora, c'è ancora un sacco di gente. Ok, allora, io non posso salvare adesso, quindi, cioè, se perdo o comunque se vengo sgamato, la porto fino alla fine, raga. Ok, quindi speriamo comunque di non essere sgamati. Allora, l'unica cosa è che adesso io non ho più i nemici taggati, perché non li ho taggati. Li avevo taggati prima. So per certo che c'è un tipo lì sulla destra e un tipo qua sulla sinistra. Tipo qua sulla sinistra non lo vedo. Questa non è una bella cosa, raga, perché se non lo vedo non so dove cazzo è. Con molta calma. Ok. Che fucile a tacchino avevi tu, fratello? Nessuno, evidentemente. Allora, l'altra roba da far esplodere è qua, ma voglio eliminare tutti quanti. Allora, tra l'altro, loro l'allarme ce l'hanno qua. Hanno sgamato. Fuck. Dove cazzo è questo? Proteggo l'allarme, anzi lo disattivo così non possono chiamarlo. Chiamarli i rinforzi, si intende. Sto a morire. No, è vero che non c'è le granate. Undici di vita, raga, eh. Undici di vita. Ok. Purtroppo siamo stati sgamati. Non ho capito come, onestamente. Però va bene. Se non mi è arrivato nessun altro addosso, vuol dire che molto probabilmente non c'è nessun altro. Possiamo andare a far esplodere con il 360. Con il 360 i barili. Let's go! Ecco perché i tedeschi hanno perso la guerra. Perché c'era Nicky Box che si infiltrava nelle navi. Attenzione, proprio lui. Che, raga, c'ho una paura di morire per fare sta cagata. Ma tanto morirò fisso, facendolo, ma non importa. Ci siamo quasi, dai. Vabbè, io lo sparo, vaffanculo. 3, 2, 1. È venuto anche bene. Pensavo molto peggio. Corriamo verso l'altro obiettivo. Scusa? Ok. Ok, scusatemi. Hanno attivato l'allarme per caso? Da Ha Miriam, detto. abbiamo come in bunker. C'è gente qua. Oh, sei pazzo, fratello.
Dovete far partire i carichi d'acqua pesanti. Zitto, fatti saltare in aria. Lo volevo dire, eh. Metto sul camion. Perlustro il punto di incontro con degli invasori. No. Oh cazzo! Che cos'è successo, scusami? Godo che mi aveva salvato la roba, ok. E mi ha anche spostato davanti. Quindi si gode. No, non è vero. Questo qua è il vecchio campo. Però dovrebbero essere tutti morti, no? Vabbè, non importa, andiamocene. Ti serve la minigun? Sì, bro, facciamo tutto con la nostra calibro 9, non ti preoccupare. Spero che non si sfondi il ghiaccio. Miglior 360 della storia, grazie Matteo. Era solo per voi questo, cheat. Ma tra l'altro sciare sul ghiaccio è nuova disciplina olimpica. C'è qualcosa qua? Comunque secondo me il nostro personaggio dovrebbe fare un corso per insegnare alla gente a togliersi gli sci mentre sta andando sugli sci. Che comunque noi adesso ridiamo e scherziamo, ma non deve essere una cosa semplice. Come? Vabbè, quanta neve tra l'altro. Ah, ok. Ma visto? Devo fare il giro, devo prendere quel gabbiotto, raga. Se io salgo qua non mi sgama nessuno in teoria, no? Qua c'è lo zio. No, arma silenziata, ti prego. No, però è un car. Un bel car così ignorante. Perché allarme? Oh cazzo. Hanno trovato il cadavere, molto evidentemente. Come non l'ho preso? Tanto non lo venite a suonare l'allarme, raga. Non lo venite a suonare, vai tranquillo. Niente, lui è colui che non si può prendere. Oh. Mannaggia, Teo. Deve entrare? Secondo me sì, dai, let's go. No, zio, io ho sparato dopo che era già scoppiato l'allarme. Capito? Se no non avrei sparato. Cioè io sono salito sulla torretta che era ancora tutto nella norma. Dopodiché, si vede che avranno trovato il cadavere e quindi sarà scoppiato l'allarme. Ok. No. Ma è sparito il tizio. Ma lo inseguiamo con quello? Sei sicura, sister? Ma va bene, io mi fido di te. Let's go. Se magari premo il tasto per andare avanti. Va avanti sta merda. Ok. Sì, sì. No, 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 infatti non devono mica sfuggirci. No, no. Porca di quella, ma... Vabbè. Cavacca, raga. Dai, scanna con sta robina. Distruggi i camion di acqua pesante. Ok, siamo arrivati. Bene, io però mi parcheggio qua, sorella. Direi che lo stealth in questo momento si può andare a mettere... vabbè. Chi ha che botte? Capite perché le faccio stealth in missione?
deve averci colpito qualcosa. Scaldo i cingoli anche in Formula 1. Esci da sta roba, fratello. Ok. Allora, io a questo punto penso che mi sia esploso quella roba. Mi dicono che l'ho preso. Allora, devo sparare one tap, raga. Cioè, se non ce li ho abbastanza vicini. Soprattutto mi devo riparare dietro i barili. Ok, prendiamo le muni di tutti questi, raga. Distruggi camion d'acqua pesante. Ah, c'è questo. Godo. Bene, 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 benissimo, anzi. Non importa, va benissimo questo. Dove cacchio sono i camion d'acqua? Ah, sono quelli? Non lo... Dove cazzo è andato a finire? E vamos. Dov'è Astrid? Questo qua vuole suonare l'allarme, non hai capito niente, sì, non hai proprio capito niente. Ok. Io lo disattivo, non si sa mai. Ci siamo. Cos'è sto rumore? Non mi piace sto rumore, raga, non mi piace veramente. Sembra che si stia per dividere a metà questo lago. O il mare, non lo so. Ah. Ah. Mi fa veramente un sacco piacere questa roba. Vuoi dirmi che non sarà pieno di nemici? Ma non c'erano tutte ste persone, le ho fatte fuori. Quanto è pesante quest'acqua. Durante l'occupazione, innumerevoli atti di eroismo e sacrificio non furono mai documentati. Resistere significava combattere una guerra di piccole azioni e fughe rocambolesche, con le vite dei propri familiari sempre in pericolo. Molti norvegesi persero la vita combattendo per la resistenza. L'acqua pesante era un ingrediente cruciale nei piani dei tedeschi per dotarsi di un'arma atomica. Ah, vedete allora? Aveva senso. Un incruento attacco di guerriglia distrusse l'intera produzione di acqua pesante in Norvegia nella primavera del 1943. L'Uran Project... vabbè, questo era difficilissimo da leggere, come faccio? Ok, non riuscirono mai a creare un'arma nucleare funzionante in tempo. Bene!
Bellissimo, raga. Comunque, sto gioco è fatto veramente, veramente bene, raga. Veramente. Stupendo. Io ve lo consiglio. Da quello che so, tra l'altro, è pure gratuito in questo periodo. Sulla Play, mi sembra. Quindi, giocatelo, fidatevi. Ok, molto bene, boys. Bellissima storia, bellissimo finale. L'unica roba avrei voluto capire cos'è successo poi alla figlia, capito? Il nostro personaggio, fondamentalmente. Però, vabbè, GG, rip.